sull'Adriatico c'ero stato già, Michele, però Borgo di Vasto mai, e il mare è blu, come deve essere. Te l'hai riverso, guarda che colori. Sì, veramente fantastico. Ma poi non c'è solo il mare qua, è pieno di cose bellissime che mi farai scoprire oggi. Eh sì, un borghetto, niente male. Andiamo. Lì giù hai le terme romane, ok? Questa è l'architettura del 1400, palazzo baronale 1500 più avanti lì in piazza. Mi hai detto dopo la frana si sono, hanno scoperto che c'erano dopo delle la rovine... frana hanno scoperto le rovine romane. Un po' come l'M2 tua. Anche come la tua? Dai, io la Subaru. Ah, la Mini, intendevi la Mini? E quel blu ho preso, proprio esattamente lo stesso. Andai in BMW, mi feci dare il codice colore e poi ho spostato tutta la Mini così. Senti, qua, guarda che meraviglia. Bello, vero? È un posto che non avevo mai visto, veramente incantevole. Soprattutto la notte quando si accendono le luci. Però prima di arrivare a cena, che insomma già lo sai che c'ho fame, ma questa me la fai guidare un po'. Direi proprio di che sì. Che ne dici? Sei venuto apposta? Bentornati su Officina del Pilota. Oggi guiderò una splendida BMW M2 Competition, una macchina stratosferica che combina un comfort notevole e una cattiveria nell'erogazione della potenza impressionante. A mio parere una M moderna che ricorda, anche se un po' più filtrata, il feeling meccanico di guida delle più vecchie e gloriose M3 e 46. Scopriremo tutto nel test drive, ma prima di guidare questo hooligan, bastarda dentro, Michele, amico e proprietario, ci ha invitato a mangiare una cosa nell'Osteria Pavone, perché, come ogni test drive che si rispetti, va fatto a stomaco pieno. La scelta del rosato. Siamo in Abruzzo. È una delle poche regioni che ha vitigno rosato e non miscelato, quindi d'obbligo bisognava provarlo. Finalmente me la posso godere. Esatto. Senti, perché hai scelto M2 piuttosto che M4, per esempio? Allora, M2 per la compattezza, il passo. Ti piace M4? Anche nelle linee, suppongo. Anche le linee, però principalmente il passo. Ti piace che sia un po' più piccina, che ti ricorda un po' le vecchie M? Esatto. Mi dicevi se sento questo analog tra le dita quando guido. Senti, sì, quel, sento quel sapore un pochino più meccanico sotto le mani. Un po' più meccanico. Io dico sempre vibra il volante. Esatto. I nostri punti di contatto col volante, con i pedali, col sedile. Questa ce ne ha da vendere. Come erogazione il motore non finisce mai, nonostante questo è un biturbo. Biturbo, 411 cavalli, 3000. Strade un po' sconnesse, come reagisce? Da paura. Doppia frizione, quindi abbiamo questa accelerata in scalata che rispetto ai elettroattuati, faccio un esempio, GTAM, a me piace più questo. Ok, non montiamo il carboceramico, abbiamo i dischi in acciaio, però appena appoggi il piede morde immediatamente. La senti, vero? Monta, la senti sotto. Di serie Pilot Sport, delle gomme che io conosco molto bene e che hanno la spalla, come piace a me, pronta. Rapporto di demoltiplicazione dello sterzo tale che ti permette di avere un angolo di curvatura. Questa l'ho copiata para da Giuliano. In lingua volgare, sterzo diretto. Madonna mia. Michele, come sale?
come sale. E come sta incollata? Mamma mia, senti che sound poi. Controlli. Dato una toccatina al gas, si accendono leggermente. In che modalità siamo, caro mio? Allora, adesso sei con i controlli completamente accesi. Quindi. E infatti. Si aiuta, però non è troppo invasiva. Ha tagliato un pelino, non è molto invasiva. La guida, se sei pulito, puoi andare forte. Non necessariamente i controlli attivati ti bloccano, anzi ti fanno capire come si può guidare più pulito. Quindi, per non fare spendolare, scodinzolare la vettura, guidi più pulito, quindi i controlli attivi servono anche, a mio parere, per imparare un po' a guidare meglio, più puliti. Se puoi fare il tempo in pista, lo fai guidando in maniera pulita. Certo. Poi, se puoi fare l'asino, sappiamo benissimo che ci sono altre modalità. MDM. Così sei con i controlli parzialmente inseriti. Parzialmente scremati. Quindi con questi diciamo che quando parte la macchina ti dice ok, stai partendo, vediamo dove arrivi. Se fai troppo l'ignorante ci penso io, se sei bravo quello lo lascerò fare a te quando vorrai con la tua macchina, visto che è la tua. E io dico sempre questa cosa: chi meglio del proprietario può guidare una macchina? Nessuno. Eh già, ho sentito che partiva un po' più permissiva. Di nuovo il cavallo al trotto, ragazzi. Guarda che bella bestia. Chissà se le telecamere l'hanno inquadrato, ma sicuramente questa qui sì. Però la cosa che mi impressiona di più è il modo in cui eroga questa macchina, perché mi fa anche un po' paura. E ovviamente mi fa sudare le mani. Vabbè, quello è il sintomo che vuol dire che va bene, che funziona. Quello funziona. Sorriso tediato stampato in faccia, bella da morire. Poi che linea c'ha e poi che colore. Sentimi che io t'ho copiato il colore quando è uscita sta macchina con la mia Mini. Io ho scelto di fare questa macchina principalmente perché ci siamo sentiti per telefono e ho capito che sei una persona splendida, ma perché ho visto che era questo colore, perché se era nera non lo so. Non ci saresti venuto. Ok, sì, beh, ti lascio un po' con l'MDM, sì, ti lascia fare di più. Pregi la versatilità, perché comunque quando sei in efficient puoi farti un viaggio in autostrada e sei tranquillo. Confermo. E ovviamente quando trovi in autostrada qualcuno che ti scoccia, scali la marcia e fai come adesso. Gli abbiamo fatto sentire solo il motore mettendo la prima, si è spostato immediatamente. Esatto. Ha paura. E difetti forse i freni. Freni alla lunga. Anche per strada o in pista? Anche per strada. Ah, anche con l'uso un pochino più brillante per strada. Si allunga un po' la frenata? Si allunga un po' la frenata, quindi. Ma si allunga perché lo senti dal pedale che affonda un po' di più? Lo senti dal pedale e fa più strada. Percepisci che fa un pochino più strada. Okay. Anche lì, ed è proprio tipico del surriscaldamento, perché poi rallenti, chiudi un po' per una ventina di secondi e lei ritorna. Quindi su questo punto di vista una CS con carboceramico potrebbe essere una scelta. C'è una differenza di prezzo? C'è una differenza di prezzo sostanziale, perché questa da listino sta sugli 80, la CS sui 100. No, non finisce più. Sto a 5500 giri e ne hai ancora. Ho paura. Però io dico sempre questa cosa: abbinare un livello di comfort così alto e una sportività, una dinamicità di guida del genere, c'è bisogno della tecnologia. Natura sottosterzante della vettura pari a zero. Sul serio, guarda come accelerazione è cambiata, davvero davvero umissima. Lasciarla scorrere è un piacere. 6000 giri neanche e ti spettina, raga. Io non ho veramente parole di quanto è cattiva in erogazione sta macchina qua. E la cambiata
ti lascio fare, perché tanto ti devi solo divertire, ragazzi, su questo. Quindi... Piano piano, è tanta roba, mica è. Bella bella, eh? Sei rimasto abbastanza interdetto. Sì, sì, perché non riesco ad arrivare a, cioè non riesco a scaricare una terza marcia. E faccio bene, perché non la conosco. La domanda è: ma secondo te hai i livelli delle bare anni 80 che ti piacciono guidare? Oppure c'ha quella sensazione? Allora, no, non è un paragone, no, che si può fare, però. Io che sono un disgraziato sotto questo punto di vista, cioè mi piacciono le auto old school, vecchia scuola, le young timer, chiamale come vuoi. Ma che cosa dico sempre? L'importante è che qualcosa ti arrivi, che la sensazione che ti trasmette la macchina sia quella di piacere, di divertimento, di paura, di adrenalina, di scossa, di vibrazione. Ho usato tanti termini, spero che ho reso un po' l'idea, e questa ce l'ha tutte. In questo video siamo stati a Vasto, una cittadina abruzzese della provincia di Chieti. Rimasto colpito dal blu delle sue acque, ho avuto la sensazione di tornare indietro nel tempo, perché qui il passato è ancora molto presente. Resti di ville, tracce dei romani, le terme. Davvero suggestivo. Un blu che mi ha colpito. Non solo quello delle acque dell'Adriatico, ma anche quello della M2 di Michele che state vedendo. Che interni, che curve. Ho potuto guidarla e devo dire che è veramente un hooligan. Sarà la migliore M moderna in circolazione? Un luogo e un borgo magico dove il cibo non si lascia parlare dietro. Da Vasto vi porto in montagna per poter saltare le linee della M2. Ragazzi, che dire? Abruzzo, mare e monti, 10 lode. Insomma, tu lo vedi così, questo mare, però immaginati l'inverno com'è. Vieni qui, non c'è nulla, da solo, corri, musica a palla. Che bomba. Stai proprio una bomba, sì. Ma ti sei messo la maglietta blu in tinta perché dovevamo andare... No, ma questa è perché è uno standard, questa va insieme all'M2, no? Ai nostri amici di Officina del Pilota cosa diciamo? Intanto iscrivetevi al canale, perché sempre più video, sempre più cose interessanti, quindi io vi consiglio di farlo. E poi venite a trovare Michele in Abruzzo, ora in descrizione vi lascio il suo numero di telefono, l'indirizzo anche di casa. Sempre aperta, sempre comoda. Sì, se avete qualche club di BMW serie M, divisione M, no? La serie, il badge M, quello da... allora potete essere ospitati a casa, giusto? È così. Non è vero niente. Se il video ti è piaciuto metti like, altrimenti a me è piaciuto. Vabbè, a noi ci è piaciuto. Io mi sono divertito tantissimo.